tutti e benvenuti in questo nuovo video che, come avrete sicuramente letto, si intitola Mi regalano i vestiti. Ora voi vi starete chiedendo, sicuramente questo sarà un altro video collaborazione, avrà slinguazzato e lavorato per farsi fare una collaborazione da qualcuno, da qualche sito cinese? No, assolutamente no! Allora, questo è, a differenza di tanti altri video haul che girano sui canali YouTube, questo è un video anti-haul! Cosa vuol dire un video anti-haul? Allora, un video anti-haul è un video dove tu non acquisti i vestiti, ma te li regalano! E perché te li regalano? Perché qualche tuo parente, nel mio caso in particolare mia zia, che io ringrazio con tutto il cuore perché sono anni che sponsorizza il mio armadio, mia zia fa il cambio di stagione e le cose che non mette più me le regala. E fortuna ha voluto che abbiamo più o meno la stessa taglia, soprattutto dei pezzi di sopra e dei vestiti. Quindi vi faccio vedere cosa mi ha regalato mia zia. Se vi piacciono questa tipologia di video dove vi faccio vedere le cose che mi regala mia zia, mettete tanti like, spolliciate, like, e adesso vi faccio però vedere i vestiti perché sono quelli che vi interessano di più. Si evince che non è una sponsorizzazione o una collaborazione per il fatto che è tutto qui dentro. Allora, inizio subito a random perché non ho un filo logico in tutto questo. Ci sono sia cose estive sia cose invernali, perché ovviamente quando uno fa il cambio di stagione leva anche le cose estive, oltre quelle invernali, diciamo vecchie, tra virgolette. Però, mia zia, regoliamoci, cambia i vestiti praticamente tutte le stagioni, quindi fa una stagione con i vestiti che ha praticamente nell'armadio. Ovvio che alcuni magari continua a tenerli perché le piacciono, perché li mette, altri invece me li dà perché non li mette più, non le piacciono più, sa che io comunque li metto e quindi me li dà a me. Tutto qua. Sono tutte cose di marca, non sono cose dei cinesi, sono tutte cose di marca. Non so se potete trovarle negli outlet volendo, però insomma una sbirciatina andatela a fare se vi piacciono queste cose. Il primo capo che vi faccio vedere è questo vestito. Questo vestito qui è un vestito di lana lungo, arriva fino al ginocchio ed ha praticamente questi mega fiori neri sul davanti, fatti in questo modo, sembrano tipo delle croci, e niente, questo qui è di talco, come potete vedere, e appunto è un mega vestitone grigio. Ovviamente non posso dirvi i prezzi perché non ci sono. Altra cosa invernale, così vi faccio vedere prima le cose invernali e poi le cose estive, perché le cose estive effettivamente non sono più, capello, non sono più, non servono più, non si mettono più, e quindi vi faccio vedere solo le cose invernali. Allora, questo qui invece è di Annie Deep ed è questo maglione super morbido. Non so di che materiale sia fatto, però vi assicuro che è morbidissimo ed ha questa gigantesca H di ovviamente Annie Deep, questa gigantesca H tutta con le paillette che vengono riprese anche qui sopra, e questa mi piace tantissimo questo maglione. Rimane comunque non né troppo corto né troppo lungo, è un maglione normale grigio e, vi ripeto, super caldo e super morbido. Magliettina di Guess è questa qui, semplicissima. Vi dico subito che mia zia ha uno stile molto semplice a volte, ma anche un po' eccentrico per altre cose, quindi troverete sia cose molto semplici sia cose particolari, ecco. Questa è una delle cose semplici, ovvero una magliettina di Guess semplicissima, con appunto il triangolo con la scritta Guess tutta sbrilluccicosa. Questa è un po' leggerina, è un po' una sorta di sottogiacca, se proprio vogliamo dire, se la vogliamo dire tutta.
Altro giacchettino leggero di Sisley è questo qui. Io uso tantissimo i giacchettini fatti in questo modo, soprattutto con una maglietta sotto, per fare, diciamo, un completo un pochino più elegantino. E appunto questo qui è fucsia ed è fantastico. Poi il fucsia, a me che sono con i capelli scuri, sta molto molto bene. E appunto ha questi bottoncini davanti, un semplice cardigan, anche questo è leggerino. Altra maglietta di Guess, anche questa in un colore che io amo pazzamente, è questa qui. Allora, potete vedere che davanti ha lo scollo a V e dietro ha questo, diciamo, questo buco qui nella schiena, ed è questo verde. Voi qui lo vedete, allora voi in fotocamera lo vedete celeste, in realtà è un verde smeraldo. Di Guess, anche questo con la scrittina Guess qui su un lato, ed è anche questo leggerino. Anche questa è una magliettina leggerina per l'autunno, però con un diciamo un cardigan sopra, diciamo un pochino più pesantino, si può benissimo mettere anche l'inverno. Altro giacchettino cardigan, anche questo di Guess, è questo qui. Allora, anche qui voi lo vedete celeste, in realtà è verde smeraldo, è praticamente insieme alla maglietta di prima, ed è praticamente, ha la particolarità di avere dietro la schiena, perché questo è il dietro, ha la particolarità di avere il dietro fatto in questo modo con il pizzo, e però insomma è un cardigan semplicissimo, senza bottoni questa volta, vedete che non ha bottoni né da una parte né dall'altra, ed è carinissimo, a me piace tantissimo come colore, anche questo qui mi piace tantissimo, cioè io il verde e il rosa li amo, sono i miei colori preferiti, quindi grazie zia che mi ha regalato questi. Magliettina di Zara, questa qui, bianca, semplicissima, che ha la particolarità di essere più corta davanti e più lunga dietro, come potete vedere. Questa è bianca, voi la vedete, non so se la vedete un po' grigina, è semplicissima, non è particolare, insomma è una maglietta bianca leggera, un po' allarghina, da mettere un po' dappertutto. Quest'altra camicetta invece che vi faccio vedere adesso è decisamente particolare, è della linea Zara Basic ed è questa qui. Allora, è una camicettina un po' trasparente, come potete vedere, ha la particolarità di avere questo ricamo davanti di uncinetto in pizzo, che fa appunto questo gioco di ricamo qui davanti in questo modo, e poi la particolarità ancora sono le maniche. Io non sono molto amante delle maniche queste qui con gli sbuffetti, robe varie, però mi rendo conto che per magari delle cerimonie o comunque qualcosa di molto elegante ci sta tutto. Quindi fa molto barocco, cioè fa molto signora d'altri tempi, robe del genere. E poi appunto con la particolarità della spalla scoperta è ancora più carina, ed ha questa manichetta appunto che al polso è stretta perché ha appunto questo elastichino. Mi ricorda tantissimo un po' le camicette quelle che andavano nell'Ottocento, un po' robe del genere, quelle che avevano tipo a Giulietta Romeo, che c'ho a Romeo, vabbè, lasciate perdere, sono tutte cose mie particolari. Comunque, questa è appunto la camicetta, sotto è semplicissima, e questa appunto vi ho detto che è di Zara Basic. Passiamo ora alle cose, diciamo, più leggere, quelle un po' più estive, parecchio estive, che però possono essere utilizzate magari quando si va in un locale particolarmente caldo, dove si va a ballare, o comunque in situazioni, ecco, un po' particolari, tipo Capodanno, Natale, che si va nei locali, che comunque non necessariamente fa freddo dentro, insomma, ci sono i riscaldamenti eccetera. Allora, la prima camicetta è questa ed è con tutti i gattini. Mia zia è un amante dei gatti, quindi abbiate pazienza, cioè troverete un po' di cose con i gatti, tra le sue cose questa è una di quelle. È una camicetta tranquillissima, bianca, con tutti questi gattini neri, è troppo troppo carina, fa tanta tanta scena indossata. E questa però io la metterò direttamente quest'estate, perché non sono particolarmente freddolosa e potrei benissimo prendermi una influenza appena fa così il vento, e quindi niente, io la metterò d'estate.
E mi ero dimenticata, questa è di mango. Altra camicetta estiva, questa però non vi so dire di che marca è perché l'ho spulciata, è lungo e largo ma non la trovo la targhetta, mia zia mi sa che l'ha levata. Comunque questa qui, allora, è questo celestino acqua. Sì, me l'ho messa al verso giusto. È questa celestino acqua, è carinissima, la parte questa qui sopra è trasparentina e sotto diciamo che è un po' più meno trasparente perché ha tutti questi fiori ricamati e disegnati. Comunque è molto molto carina. Eccola qua, e questa è veramente veramente carina d'estate, sopra una gonna, sopra gli shorts, dove volete, soprattutto con il bianco. Poi gilettino, questo qui è un gilet di mango ed è appunto fatto in questo modo, è super, è praticamente intrecciato tipo a portafoglio, però è chiuso, nel senso che non è che si apre, e è tutto così in argento, con la filatura argentata che le dà questo appunto tocco di sbrilluccichio, è carinissimo, anche questo rimane larghino, morbido, che è, mi piace tantissimo come, genere di magliette, di camicie, di tutto, cioè io non sto più mettendo robe attillate sinceramente, soprattutto per sopra, quindi questi mi piacciono tantissimo come sono fatti e poi è molto molto leggero. Altra magliettina, anche questa estiva, però diciamo che è un po' più sull'autunnale che sul vero e proprio estivo perché è un po' pesantuccia, è questa qui, che è questo verde smeraldo scuro, verde bosco, ed è fatta in questo modo, sopra questa parte tutta traforata, aspettate che mi sa che non vedete niente, ecco qua, questa parte tutta traforata sia davanti che dietro e sotto invece scende giù, semplicissima, semplice semplice semplice, anche questa mi piace tantissimo, questo taglio un po' all'impero che da sotto il seno scende giù tranquilla e anche questa mi piace molto. Questa qui invece penso di utilizzarla anche adesso che insomma qui da me in questi giorni sta facendo veramente freddo, però spero nei prossimi giorni, quando verrà un pochino più una temperatura mite, di metterlo magari sotto a un giacchettino, sempre un cardigan, robe del genere, ecco. Mi sa che mi piacciono i cardigan, vero? Adesso passiamo ai vestiti. Allora, ci sono due vestitini, prettamente estivi, prettamente per il mare. Allora, uno è questo, ed è un classico vestitino nero che voi non vedete, però è un classico vestitino nero, il classico copricostume che io cerco da anni ma che non trovo, ecco, ce l'aveva mia zia, cioè. Manco a dirlo, perché ce l'avevo già io questo, io ce n'avevo uno bianco e uno blu quando ero un po' più piccolina, però ovviamente crescendo non mi è più andato bene, poi io come una deficiente l'ho buttato e per fortuna che mia zia me l'ha dato un altro e penso di utilizzarlo, ora voglio vedere se utilizzarlo anche come sottoveste proprio, per vedere un attimo come mi sta, insomma, devo ancora provarlo, questo non l'ho provato, però ecco, se non si può utilizzare come sottoveste, lo utilizzerò sicuramente come un vestitino da mare. Infine, ultimo vestito, anche questo decisamente estivo, perché è leggerissimo, ed è di Options, ed è questo qui. Allora, questo è praticamente il tipo di vestito che piace a me, perché è con la cintina e poi si allarga e penso che a questo punto, guardandolo meglio adesso, penso che mia zia questo qui, questo nero che vi ho fatto vedere prima, lo metteva sotto a questo e se questa cosa è vera io questo vestito lo utilizzerò anche adesso. Sì, penso che adesso proverò questa combo e vediamo come risulta, perché mi piace veramente tanto, c'ha questo, a parte la trama, la fantasia, che a me piace tantissimo questa fantasia fatta in questo modo, un po' hippie, un po' campagnola, un po' alla Lolita, però ecco, è proprio il modello, ecco, il modello che stringe un pochino in vita e poi rimane larghino sui fianchi, a me, a parte stare particolarmente meglio di altri,
mi piace per tutti i giorni. Poi ovviamente quando sono le situazioni un po' più importanti, un po' più da serata con il marito tête à tête, insomma mi metto il tubino che fascia un po' di più, proprio per far vedere le forme, perché so che a mio marito piacciono le forme. E, però diciamo che durante il giorno prediligo questa tipologia di vestiti un po' più larghini sotto, che mi stanno anche meglio decisamente di quelli a tubino che mi fanno vedere tutte le ciappette e non è che a volte mi sento anche particolarmente osservata, quindi non è che li metto tantissimo, però li metto, ecco, più che altro per far piacere a mio marito. Però tornando a noi, questo qui penso che vedrete presto su Instagram, anzi vi lascio qui il mio Instagram dove potete vedere tutti i miei outfit, così almeno potete anche vedere magari come abbino anche qui capi vintage, come trucchi, perché fondamentalmente io non compro più per me ma compro per i miei figli, quindi ho un po' di capi vintage che però riprendo dall'armadio e riabbino, insomma, in base alla moda del momento. Quindi vi lascio qui il mio Instagram, qui proprio qui, dove potete andare a vedere tutti i miei outfit e sicuramente vedrete una foto anche di questo qui, perché penso che lo utilizzerò anche d'inverno. Inverno, insomma, adesso in autunno, cioè qui è inverno questi 2-3 giorni e speriamo che rivenga un po' di mite, di tempo mite. Niente, questo, allora, questi erano tutti i vestiti che mi ha regalato mia zia. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Mi rendo conto che non è un video, cioè, che fanno tutti, nel senso che è un video un po' strano. Di solito si fanno i video haul, io invece faccio i video anti haul praticamente, quindi ben vengano i vestiti regalati e risparmiamo, che fa sempre bene risparmiare in questo periodo. Tanto adesso viene pure Natale, figuriamoci quanto ci piace risparmiare, ci piace. E niente, lasciatemi tanti like se appunto vi piace questa tipologia di video, e tanti like, tanti commentini se vi piacciono i capi che mi ha regalato mia zia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!